Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Salvati della Speedy Brain e sono il vostro consulente e-commerce Amazon. Mi raccomando ragazzi, guardate questo video fino alla fine perché parleremo di aggiornamento lancio 2023 e vi dirò tre cose che dovete assolutamente sapere per lanciare e far rankare in prima pagina il vostro prodotto. Ma prima mi raccomando, iscrivetevi subito a questo canale con campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno successivamente. Mettetemi tanti like, serve per l'algoritmo di YouTube per far rankare bene il mio video. Visto che parliamo di lancio, vi esorto a mettere like subito ora. E niente, ragazzi, cominciamo e mi raccomando, vedete fino in fondo questo importantissimo video. Allora, lancio 2023, molte persone. Molto spesso mi dicono: ma Fabrizio, le super URL non funzionano più. Non è assolutamente vero, ragazzi, ok? Le super URL funzionano e dobbiamo continuarle a usare per i lanci anche nel 2023. Quello che non esiste più è la pagina di Helium 10 che ci fa creare le super URL. Ma io ora vi do e vi lascio in descrizione un link per creare la super URL che funziona benissimo per il lancio. Utilizzeremo il programmino di Seller App, ok? Quindi ora vi condivido lo schermo e vi faccio vedere come si crea una super URL, ok? Allora andate qui, ragazzi, io ve la lascio pure in descrizione: sellerapp.com/amazon-super-urls.html, ok? Utilizzeremo questa qui, two step super URL via product async. Andiamo un po' più sotto, qui dovete mettere il marketplace dove volete lanciare, se lanciate in Italia metterete amazon.it. Allora, facciamo finta che vogliamo lanciare questo marsupio da running e la keyword principale è proprio, vedete, marsupio running che ha 4.109 ricerche. Quindi qui scriveremo, ragazzi, marsupio running, metteremo l'async del prodotto, ora io ci sto mettendo quella di questo prodotto, ok? Fidatevi, ce l'ho messo. Quindi vedete, eccolo qui l'asin. Gli cliccherete su Generate, verificherete con Open che funziona. Eccolo qua, ragazzi. Vi copierete la super URL, la darete per gli acquisti e questo servirà per farvi rankare velocemente in prima pagina, ok? In base agli acquisti. Ora, ragazzi, che c'è da sapere? Io sapete che ho fatto centinaia di lanci, sono un super specialista, quindi se volete fare queste cose con me, ovviamente non vi posso far vedere tutto perché ho un metodo di lancio proprietario e anche di ottimizzazione SEO, sia del listing prodotti, sia delle PPC, quindi le pay per click, ve le so ottimizzare al massimo. Mi potete contattare qui via WhatsApp e vi faccio questo servizio, ottimizzazione SEO più lancio. Utilizzeremo un mio sistema proprietario che vi fa risparmiare un sacco di soldi perché farete molti meno giveaway. Il mio sistema proprietario si chiama lancio dinamico proprio perché non è un lancio statico, è un lancio che prevede degli aggiornamenti strada facendo. Poi ovviamente se venite in consulenza e mi contattate vi spiego tutto e ovviamente potete fare il lancio con me. Io sono in grado, ragazzi, al 95%, io direi pure al 99%, ma c'è qualche punto percentuale che me lo lascio come possibilità di non successo, ma non avviene quasi mai, ragazzi. Al 95% vi porto nella prima metà della prima pagina per tutte le principali keyword del vostro prodotto. Quindi so fare benissimo questo lavoro, quindi contattatemi, ragazzi, sono penso veramente il migliore. Non voglio esagerare, in Europa a fare questo lavoro, quindi contattatemi con fiducia. Quella era la prima cosa che vi volevo dire. La seconda cosa, molti mi chiedono se funziona ancora il metodo della ricerca automatica, search, find and buy, che sarebbe il metodo praticamente di ricerca manuale del prodotto per farlo rankare su una determinata keyword. Allora, pure questo metodo funziona, però qual è il problema principale? Adesso vi faccio vedere, ragazzi, vi ricondivido. Il search find and buy significa praticamente andare a scrivere qui la keyword, quindi marsupio running,
andare a trovare il prodotto, facciamo finta che sia, che ne so, su questa keyword il vostro prodotto, ovviamente dovete utilizzare Keyword Tracker, ve lo trovate in terza pagina, ok? Quindi con Keyword Tracker ovviamente traccerete il vostro prodotto e vedrete più o meno in che posizione sta, perché all'inizio, ragazzi, non è che rankate subito in una pagina. Se vedete scritto maggiori di 306 non rankate proprio per la keyword, quindi all'inizio avrete tanti maggiore di 306, quindi potete fare il search fund e buy solamente con le keyword che vi appaiono qui, ok? Quindi facciamo finta che voi, la vostra keyword sta, adesso è lento un po' il sistema, però facciamo finta che sta in, che ne so, il prodotto è questo qua, in seconda pagina. Ovviamente voi ci cliccherete sopra, farete l'acquisto, però l'importante è che la ricerca l'abbiate fatta con la keyword per cui volete lanciare. Quindi al posto della super URL potete utilizzare questo sistema. Però ragazzi, secondo me è un po' meno efficace rispetto a questo qua, di utilizzare la two step super URL via product ASIN. Quindi io ai miei studenti consiglio vivamente di utilizzare questo sistema, perché funziona ancora alla grandissima. Questa è la seconda cosa che vi volevo dire. Poi c'è una terza cosa importante che vi volevo assolutamente dire per il lancio, ovvero dovete sapere, ragazzi, adesso vi ricondivido lo schermo, ecco qui, che per le keyword è importantissima la categoria, ok? Quindi ad esempio questo marsupio, vedete, è stato posizionato in marsupi da corsa. Se per caso voi avete posizionato male il vostro marsupio, quindi non sta per esempio in marsupi da corsa ma l'avete messo in calzature per errore, o perché magari, non so, per qualsiasi motivo l'avete voluto mettere qui, ok? In questo caso vedete, questo è posizionato bene perché sta in sport e tempo libero, corsa, marsupi. Se l'avete messo in bastoncini da Nordic Walking, bracciali o calzature, perché ci sono comunque certe persone che dicono no, io lo voglio mettere in un'altra categoria, in questo caso il vostro prodotto non rankerà su alcune keyword importantissime del vostro prodotto, quindi vi inibirà un lancio fatto bene, ok? E quindi vi troverete il vostro prodotto con tante keyword che non rankano, quindi vedrete una situazione del genere, ma con tanti maggiori di 306 qua. E soprattutto, se andrete a creare la super URL per questa keyword, la super URL non funziona, ok? Non ve la fa proprio creare il generatore di super URL, ok? Quindi questo che vuol dire, ragazzi? Vuol dire che ogni prodotto deve essere messo assolutamente nella categoria giusta. Quindi andatevi a fare un'analisi di dove i vostri competitor mettono più spesso i prodotti, in quale categoria, perché quella è la categoria, vedete, li mettono quasi tutti per il marsupio, marsupi da corsa. Quindi se li mettono là è perché là devono stare, se lo mettete in un altro probabilmente non va bene. Per esempio, vabbè, questa è Amazon, però pure Amazon, vediamo un po' dove lo mette, invece di metterlo, vedete, in marsupio da corsa, l'ho messo in marsupio sportivi, quindi l'ha messo in sport e tempo libero, camping ed auto, da zainer e borse, marsupi sportivi. Questa potrebbe essere un'altra classe, però poi dopo c'è il rischio che se il vostro è un marsupio specificatamente per correre, poi in realtà alcune keyword non ve le crea, e soprattutto vedete che pure il titolo influisce, quindi sarà più un marsupio generico piuttosto che un marsupio da corsa. E difatti vedete, anche i titoli sono diversi qui, vedete, non mettono marsupio da corsa, mettono marsupio sportivo. Quindi fate attenzione, ragazzi, al posizionamento, perché è veramente veramente fondamentale, ok? Queste sono tre cose importantissime che vi consiglio di attenzionare quando fate il lancio.
dato che tutto ciò è abbastanza complicato perché è tutto legato all'ottimizzazione SEO, al lancio, il lancio deve essere fatto con determinate keyword, quindi per lanciare bene bisogna fare un'analisi delle keyword long tail, delle keyword short tail, vedere se nel titolo avete preso tutte le keyword, utilizzare Scribble per verificare se avete una buona densità di keyword, c'è tutto il discorso delle keyword nascoste. Ovviamente se lo faccio io, ragazzi, avete un potenziamento incredibile del lancio, quindi contattatemi in consulenza se volete che vi segua, e di conseguenza funzionano anche meglio, ragazzi, le PPC. Quindi è tutto più ottimizzato e tutto funziona al meglio. Quindi una buona ottimizzazione porta a un buon lancio, a delle buone PPC. Ok, quindi io vi metto in condizione di partire al 110%. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale con campanellina, mi raccomando, tanti like, già ve l'ho detto. E niente, ragazzi, contattatemi, ci vediamo al prossimo video. Power!